Allora, Pino Cabras, grazie di aver accettato questa intervista con me. Grazie a voi. Io volevo subito partire da Alternativa C'è, che mi hai detto prima che ha cambiato nome, quindi. Sì, abbiamo voluto semplificare le cose, la chiamiamo solo alternativa, però lo possiamo sempre dire come slogan, l'alternativa c'è. Ok, questa alternativa, partiamo un po' da questo termine. Alternativa a cosa? Beh, direi allo stato di cose esistenti, all'attuale governo che rappresenta non il solito governo che fa un compromesso fra partiti, ma rappresenta un progetto politico di trasformazione dell'Italia in qualcosa di diverso rispetto all'assetto costituzionale che abbiamo conosciuto. E credo che sia un progetto pericoloso e bisogna organizzare un'opposizione e un'alternativa, che poi è anche un ritorno alla Costituzione. Questo ritorno alla Costituzione quindi deve essere in qualche modo anche una spinta però a innovare, no? Cioè, perché questo Certo, non deve essere un passatismo, no? Credo. sì, un ritorno, questo elemento di conservatorismo, conserviamo la Costituzione, in realtà si affida al fatto che la Costituzione è una Costituzione programmatica, cioè tutti gli articoli più importanti della Costituzione non si limitano a enunciare dei principi, ma dicono la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza delle persone, ad esempio. Quindi c'è un elemento attivo che guarda in avanti, guarda al futuro. In sintesi, quali sono le battaglie adesso di Alternativa anche all'interno del Parlamento? Sì, in questo momento tutti quanti siamo costretti da un ordine del discorso, che è quello imposto, dalle classi dominanti sulla questione Covid, sul modo di affrontarla. In Italia con una particolare torsione autoritaria, se non addirittura totalitaria. Quindi ora c'è un elemento proprio di difesa, dobbiamo difenderci, non devono passare certi principi che trasformerebbero radicalmente il modo di funzionare delle relazioni sociali, il modo di funzionare dello Stato. Siamo dentro sostanzialmente una specie di stato di polizia dove sono state moltiplicate le frontiere. Prima c'erano le frontiere esterne, adesso c'è una frontiera anche da parte di un anziano che deve controllare il Green Pass alla badante, per Sì, dire, sì, sì. cioè dentro le case. Dobbiamo cambiare questa situazione e puntare anche a emanciparci da una visione che attribuisce solo al nostro rapporto con l'Unione Europea il nostro futuro di politica economica. Il PNRR su cui sta lavorando il governo Draghi è praticamente una visione tecnocratica dei problemi dell'economia italiana affidata a dei tecnici senza il controllo della politica, cioè della rappresentanza popolare. E questa cosa va superata, cioè bisognerà affermare una politica economica diversa e sganciata dal modello dell'austerità europea. Facendo una breve storia del tuo percorso, tu sei entrato nel Movimento 5 Stelle, giusto? E poi come è andata a finire questa avventura? Visto che noi oggi valutiamo, insomma, forse in maniera proprio pessima come si è concluso, o comunque come si è, come è peggiorato questo ciclo cosiddetto populista, no? Di cui il Movimento 5 Stelle, anche diciamo, con una certa enfasi all'inizio, ha fatto la sua parte. Oggi, come mai questa parabola così, anche rapida, oggi. Possiamo dire che siamo in un periodo di restaurazione totale. Sì, i processi politici negli ultimi tempi si sono accelerati e quindi ci sono delle parabole per cui un'esperienza politica ha un picco molto grande e poi ricade velocemente. Pensiamo a Renzi, no? Ma anche altre esperienze. Il Movimento 5 Stelle è stato il partito della crisi, diciamo, negli anni del 2010 in poi, mentre c'era una caduta, un declino della realtà economica italiana, un decadimento del lavoro, una precarizzazione favorita da un governo tecnico anche allora, il governo Monti, Monte. dentro un quadro europeo, si è formata naturalmente una forte opposizione sociale e politica nel paese che i partiti tradizionali non riuscivano ad esprimere. Quindi è stato un partito della crisi che ha raccolto una voragine di non rappresentati. E ha messo anche su un progetto che alludeva a una rivoluzione. Le parole erano molto rivoluzionarie dal punto di vista allusivo, la sostanza lo era di meno. Non era un vero partito, perché era molto liquido e quindi si formavano delle gerarchie ombra, gestite da pochi personaggi, la cui qualità intellettuale e alla fine anche morale non è stata, straordinaria. Hanno ceduto alle lusinghe di un potere spicciolo. Non hanno mai messo in discussione gli aspetti più profondi delle dinamiche del potere.
si sono accontentati di gestire i milioni di un qualche emendamento che diceva adesso sistemiamo le aiuole in tutte le città italiane, ma non sono mai andate alla sostanza dei miliardi, cioè quello che veniva lasciato in mano ai tecnici del Ministero delle Finanze, che infatti continuano a governare, e addirittura pare che quello che era l'uomo della ragioneria generale dello Stato diventerà il prossimo premier. Quindi c'è stata una rinuncia totale. Credo che il rimedio sia pensare a un partito politico che formi innanzitutto le persone che militano e che crei una vera partecipazione di massa. Non si tratterebbe neanche di inventare qualcosa di nuovo, ce ne sono stati nella storia della Repubblica e bisogna pensare a un'esperienza rinnovata ma simile. Forse, se mi permetti, uno dei punti che ha, diciamo, anche causato questo declino è stata proprio la mancanza culturale, no? di questa forma di aggregazione politica. C'è stato sì sicuramente dei riferimenti, no? Penso a Rifkin, ad altri sociologi o comunque pensatori, però poi alla fine non sono stati incarnati veramente anche nelle figure di questi personaggi politici. Allora Alternativa, insomma, ha un'attenzione anche culturale per evitare anche queste derive? Sì, abbiamo intenzione di far partire un laboratorio di riflessione, per non chiamarlo think tank e non fare i soliti americanismi. Esatto, sì. Però un luogo di riflessione politica aperto, dove ci siano personalità indipendenti che ragionano con la loro testa e che possano far circolare delle idee che poi devono trovare un'applicazione politica, e che sia anche un luogo di formazione, e possibilmente un luogo di formazione di massa. L'atomizzazione che c'è stata in questi anni della partecipazione politica, apparentemente più di massa con i social, sembra di avere chissà che platee, in realtà non aiuta a formare una classe dirigente. Vorrei usare proprio un ossimoro, una cosa contraddittoria, ma bisogna creare un'elite di massa, cioè persone consapevoli dei problemi culturali e politici che dovremmo affrontare, che saranno tanti in questa epoca. Una comunità cosciente, diciamo così, più cosciente anche dei problemi radicali. Sì. A livello del Parlamento invece, come ci si sta muovendo? Come sono le dinamiche? C'è veramente un blocco totale per cui non si può proporre nulla, oppure invece c'è una dialettica minima? Allora, in questo momento noi stiamo vivendo una incredibile anomalia, cioè l'Italia, che è un paese del G7, quindi un paese con una grande complessità sociale, economica, territoriale, ha una rappresentanza politica che è una specie di monoblocco al 95%, che è la realtà che sostiene il governo Draghi. L'opposizione è ridotta a poca cosa, c'è Fratelli d'Italia che si divide un po' i compiti, ha comunque moltissime relazioni con la maggioranza di governo perché partecipano a molte realtà, e poi ci siamo noi di Alternativa più alcuni esponenti del gruppo misto, ma siamo veramente una minoranza risicatissima, non abbiamo gli strumenti per incidere più di tanto in questo momento nella attuale dinamica parlamentare, e io non credo che questo rispecchi la realtà del paese, quindi questo ci pone anche un compito: dobbiamo partire da questa sponda parlamentare per costruire un movimento di massa di milioni di cittadini. Anche perché le piazze sono piene, nel senso, qual è il rapporto che avete con le piazze, per esempio? No, un rapporto positivo, siamo andati in molte di queste piazze, in alcune di queste abbiamo parlato, anche accolti bene. Il tema dominante, sappiamo, è quello del Green Pass in questo momento. Penso che in questo momento siamo una minoranza, per quanto molto più numerosa di quello che c'è attualmente nel Parlamento. Sì. Non si può esaurire tutta la questione dell'opposizione in Italia alla questione del Green Pass, per quanto ci siamo costretti dalla spinta attuale, però questo è sicuramente un detonatore di un problema molto più grande su come deve funzionare la politica in Italia. Queste piazze sono preziosissime perché stanno difendendo dei principi, dei valori, degli ideali, e credo che vadano anche tutelate dal tentativo di silenziarle. Sì. E quindi ora saremo presenti, sicuramente continueremo a esserlo. Allora, io concluderei questa breve intervista con un tema un po' delicato, perché so che non ci si sbilancia tanto, ma io ci provo. Il Presidente della Repubblica, no? Noi abbiamo, come dire, questo tema oggi all'ordine del giorno, si fanno tanti nomi, si fa il nome addirittura di Berlusconi, che forse potrebbe arrivare lì.
Qual è la tua opinione a riguardo e se Alternativa ha un suo candidato o un pensiero, insomma, a riguardo? Allora, se quel blocco di partiti che dicevo prima non raggiunge l'accordo per blindare subito un nome, che potrebbe essere quello di Draghi, ma spero fortemente di no, perché sarebbe una iattura, sarebbe il perfezionamento di una sorta di regime che durerebbe tanti anni e condizionerebbe la vita pubblica. Se non si raggiunge questa cosa, noi potremmo essere perfino decisivi. E abbiamo iniziato a mandare questo tipo di segnale. Ragioniamo insieme alle altre forze presenti in Parlamento per una soluzione che non sia pescata dal solito giro claustrofobico di 15 nomi che ricorrono. Sono sempre quelli, ci fanno i nomi di vecchi e cariatidi della politica italiana, personaggi assolutamente compromessi con una visione strasorpassata dell'europeismo reale. Sembrano volerci proporre praticamente gli stessi ultimi tre presidenti in nuova forma. Ecco, tutti quelli noi li depenniamo in blocco, non siamo disponibili. Diciamo, ragioniamo invece insieme su nomi diversi. In questa fase siamo montaliani, nel senso di montale, ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Non stiamo Codesto facendo... solo oggi possiamo dire. Esatto. Non possiamo quindi dire il nome di un candidato presidente, anche perché in questa fase somiglia alla scena del film di Fantozzi in cui ci sono tutti i cacciatori concentrati e si sparano fra di loro per qualsiasi cosa che si muove. Ecco, no, non ha senso fare nomi. Facciamo un identikit, cioè che sia un presidente capace di leggere correttamente i dossier economici e internazionali, che abbia un senso di indipendenza rispetto alle politiche europee e che sia un reale presidente di garanzia, diverso come tipo di personaggio dagli ultimi tre presidenti, che sono stati qualcosa che ha trasformato il Quirinale in una struttura iperconservatrice nel senso deteriore del termine. In chiusura io ti chiedo soltanto questa cosa: noi siamo qui ospiti anche di Generazioni Future, questo convegno con tante personalità autorevoli, una parola su questa iniziativa. Qual è, secondo te, come può essere il futuro di questo progetto? Come lo vedi? Lo vedo bene, nel senso che si stanno riconoscendo fra di loro delle realtà diverse che sono accomunate dall'idea di voler costruire un'alternativa politica e sociale per l'Italia. Bisogna trovare una consistenza per tutto questo, e la consistenza, a mio avviso, deve essere in un partito politico, un progetto coerente, che non sia verticistico, come ce ne sono stati tanti in questi anni, con partiti personali o partiti troppo affidati a un leader, a un capo politico, eccetera, e che esprima l'unione di più carismi, che ce ne sono tanti nella società civile italiana e anche nell'ambito politico. Come alternativa siamo molto disponibili a creare l'infrastruttura per un rapporto positivo fra istituzioni e iniziativa popolare. Benissimo, grazie mille. Grazie. Pino.